E salve ragazzi, benvenuti in live. Oggi siamo qui in pattuglia con Emily Wilson, sempre con la super veloce. Ottimo. Stiamo già cercando una macchina che è scappata. Notizie sull'Alfa Romeo? Niente, l'ho perso. Qualcuno stava registrando l'eseguimento, magari si vede la targa? No, non si vede la targa, ce l'ho io registrato però. Ma poi, cioè io l'ho visto salire, cioè so che è Timothy, l'ho visto Ma sei salire. sicuro, 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 sicuro? Sicuri, sicuri, sicuri. Sì, ma sei sicuro, cioè, sì, da quando è salito sull'Alfa Romeo e poi fino a che No, è è salito fatto sull'Alfa l'eseguimento. Romeo e ha fatto subito l'inseguimento. Ok, ma quindi non l'hai mai perso di vista? Se non l'hai mai perso di vista lo possiamo Cioè, l'ho visto ricominciare. salire dietro di me. Poi stavo andando avanti, ci ha superati a tutta velocità, è partito dal garage, ci ha superati e mi hanno seguito. Ragazzi, sono un po' ferma, ma mi sto sbucciando un mandarino. Clementina, mandarino, come cazzo si chiama? Perfetto. Pronto? Ce la devo fare. Grave, mannaggia ancora Giulia, oggi scappi sempre, ci scappi. Di Adam 2, stiamo perlustrando tutta la zona Burger Shot e non sembra che lo stiamo trovando. Grazie.
Che cazzo sono? Si è chiamata. Avanti. Ma chi è che potete chiamare? Stanno provando a chiamare gli sceriffi. Gli sono dietro. Asta che mi fa le chiamate. Asta che mi fa le chiamate. Ah vabbè, ma sto cercando gli sceriffi, è per quello. Gli avevo già risposto io. Ma non penso ci siano. Credo proprio di no. Lo fermo. Capire che cazzo vuole. Spenga il motore. È un camper targato 951ELF. Salve. Salve gente. Cioè, ti sta partendo dello spasmo al dito che chiama in continuazione i servizi. Mi serviva lo sceriffato. Chiami una volta, se non risponde, devo rispondere all'agente di polizia, lo richiamo un'altra volta. Il problema è che avevo risposto un altro poliziotto. C'erano due agenti che mi hanno risposto. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Cazzo. Vabbè. Chiama, pip. Servizi. Non si riesce di fare. Che cazzo, chiamano l'altro. Guardami, un po' di giungla a te. Thank you.
macchina piena, eh. Ma infatti io... Salve agenti. Salve. Salve. Va bene? Sì, tutto a posto. Stiamo aspettando che cambi l'economia. Quindi... Va bene, ok. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Novità dell'alfa. Che sono col governo a parlare perché mi ha rotto sinceramente i coglioni a tre giorni che vanno avanti. Dell'alfa? Sì. Ma lo fa perché vuole wiparsi. Ha maggior ragione. Non è possibile che un proprietario di un business di case continui a... Non è lui il proprietario. Vabbè, un dipendente continua ad avere quella marea di reati, non è possibile. Ma l'avete preso, quindi? No, abbiamo bisogno dei tuoi pit, Arctic. Ne abbiamo bisogno? Dei tuoi pit. Ahia, che si mette male per te. È un lato di torti, ecco. Sergente, c'è? Mi fa vedere un attimo di nuovo la pattuglia super veloce, che non l'ho mai vista da vicino. Vediamo. E là. È una semplice corvette, però con una libera polizia. Andiamo dentro. Bello, grazie sergente. Prego. Arrivederci. Oh, che fail. No.
Adesso vedete che metto via la corvetta, prendo il Mercedes. E quello cretino lì di coso mi... ci passa davanti in silenziamento. Niente. Adam 2, ci dirigiamo verso i campi al McKenzie. C4. Tequila.
Andrà a cazzo. Parola. Bella l'autobus. Facevo fatica. Tutti l'ho vista, col manganello contro la porta. Ma cosa conto io? È la macchina. Vabbè, stavo scherzando. Un po'. Visto l'efficienza, Veronica. Pomeriggio. Buonasera. Ciao Emily. Salve. Ciao. Oh, ciao Ginevra. Ciao Fra. Ciao. Ciao. Come stai? Vero? A parte John che mi ha tirato una porta in faccia, bene. No, dai, sto bene, sto bene. Ettore è andato via? Cosa? Ettore. Ettore, guarda, vado a controllare se... Leone, Ettore è di sotto? Penso di sì, lo stavamo scaricando. Vado a controllare. Al massimo se lo porto su. Stanno a fare i conti per il pagamento. Probabile. Come stai, Leone? Tutto bene, oggi si lavora. Anch'io volevo lavorare. Mi hanno messo sotto. Tanto. Anch'io sotto lavorare o sotto con la macchina? No, oggi ancora niente, un incidente per il Meredith. Dai, ciao, vabbè, ma io non ho sono, sì, sono solo molto sfortunato. Le passo mo? Sì, sì, sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Scusate un attimo, arrivo subito. Ciao. Ciao Edgar, dimmi. Ah, ciao Veronica. Il Liban tuo, Francesco. Beh, ho detto. Hai visto? Il miglior acquisto che potesse fare John nel 2020. 6, 8, 1. Beh, sicuramente la figura femminile dietro il balcone fa il soffetto, eh. Eh beh, poi che figura femminile oserei dire, no? Appunto. Modesta, okay. Faccio la birra chiara. Vado a dimmi tutto. Una birra chiara. Okay. Una chiara? Chiara? Sì. Sono 120. Ecco qua. Vabbè, io perfetto. Vado allora, buon pomeriggio a tutti, io sarà. Non vuoi neanche una birra alcolica, Emily? No, purtroppo no. Cioè, non ho sette neanche. Ho troppo da bere in macchina. Ok, ci ho provato. Ciao. Ciao, Emily. Così tanto da bere penso non finirò ditemi. Mai. Grazie al clacson c'è una macchina. Alfa Giulia Rossa davanti al concessionario. Stiamo arrivando.
C'è la gente ferma al semaforo. Gli verrò dietro, va in direzione quello. Ecco, gira verso, verso il burger shot. Dal garage centrale. Stiamo arrivando. No, davanti a casa, davanti all'agenzia immobiliare. Sale verso Vinewood. Verso Vinewood. Ok. Tribunale. Stiamo arrivando. Svolta a destra di nuovo verso il garage centrale. La vedo. Segui il ponte sopra che passa, ecco, perfetto, vai. Sei super attento. No, gira. Testa coda. Vai. Senti, spegni il motore, scendi dal cazzo di veicolo. Vai in alto. Dove vi trovate? Ho fermato. Ha dichiarato strada d'arresto per fuga e ha mancato alt. Ha detto un avvocato. No, mi scusi. Tutto ciò che... Ha detto di rimanere in silenzio. Così grave l'ho utilizzato contro in tribunale. Ha diritto un avvocato, se non ha uno gliene daremo noi uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Sì. Perfetto. Può dire anche addio alla sua agenzia immobiliare. Ah, va bene, va bene. L'abbiamo fermato, siamo sopra il ponte di fronte al... Cara, ma intanto non sono il titolare, ah? Gente. Non al... al coso. Di fronte all'ospedale. Ok. Visto il caricalo in macchina. Sì. Io ho portatelo in centrale, chiamate un avvocato se sì. Lo vuole, io... Ma che avvocato video. Che l'ultima volta mi ha preso 10.000, ma vaffanculo. Ok, adesso che devo fare mano a farlo salire, perfetto, non so che apro la porta. Sì. Apri. Mi do una mano. Prego. Occhio alla testa, le metto la cintura. Perfetto. Perfetto. Chiudi la porta. Vada. Perfetto. Vado. Un utente è entrato nel... Ciao Wilson, ciao. Posso chiederti un favore? Mi puoi mettere il ticket di MSH, il tag di MSH Jonathan Soprano? Che sì. Su UTS? Sì, sì, ce lo metto. Un attimo. Adam 2, ricevete? Sì, vi faccio la chiamata. Venite qua sul posto e sequestrate la macchina. Stiamo arrivando. Grazie mille. Perfetto, ciao. Io vado in centrale. In un altro canale. Ai ai ai. Questo. E gente. Dai, si faccia rispettare qua, spara. Che cazzo fa uno tra la tavola in mezzo? Qui Adam 3 sta entrando. Qui Adam 3 sta andando sul retro della centrale per poter portare il signor dentro. Sì, adesso ti raggiungo anch'io Adam 3. Perfetto, le slaccio la cintura. Attenzione alla testa mentre scende. Prego, di sotto, la sala la conosce. Vuole un avvocato? No, l'ultimo. Prego. L'ho pagato 10.000. Prego. No? Va bene. Lo devo perquisire, signore, per favore. Wilson, sto arrivando. Comunque, vuole l'avvocato? Detto che non lo vedo. No, negativo, non vuole l'avvocato. Allora, cercami mancato alt nel codice. Dovrebbe 24 essere 24 mesi. 5. Ok, vediamo il massimo. 24. Allora. Switchblade. Ok, coltelli. Oh, non di coltelli. Ok, tira pugni.
la pistola. Ok, eccomi qua. Lei ha la porta d'aria, posso vedere fuori? Sì. Tasca a destra. Perfetto. Vediamo, porta dove presta la cella, perfetto, è legale. Va bene, signore. La sua pena monta a 24,5% perché equivale sul codice della strada come reato che ha fatto lei, ovvero... Ma ho una domanda. Quella della polizia è mancato alto. Ma perché la gente ha detto puoi dire addio alla tua attività? Beh, perché al suo lavoro, dopo tutti questi reati che ha fatto. Non e penso il suo titolare lavora ancora a lavorare. Ma io, a dire la verità, non faccio pagare le tasse. Cioè, io le do così le case. Ah, quindi evade pure le tasse. Questo è il problema delle... No, non, pago, non faccio pagare le tasse. Ah, vabbè, questo... Danno dei poliziotti. Questo è un problema del titolare. Questo è un problema suo. Allora, abbiamo già sequestrato le armi che... No, devi togliere le manette per farlo. Ok, allora togliamogli le manette. Ci dà le armi. Sì, dopo quando uscirà dalla prigione verrà qui e se le farà consegnare le metteremo nello schedario, quindi la gente saprà che armi le deve dare. Ok. Nel mentre che ci siamo, ritiriamo anche il telefono. Le rimetto le manette. Controlliamo addosso. Perfetto. Ok. Portiamo nella sala sto foto per fare la chiamata foto. Per la posizione. Perfetto. Sì, lo portiamo al carcere di massima sicurezza. Sì. Caricalo nella tua volante. Andiamo a fare foto, no, andiamo a fare prima le foto. Sì, 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 è vero. Vabbè, facciamole qua le foto. No, ma è così, con calma, così impara a farci scherzi. No, 24 mesi mi andrà fino là. Vabbè, allora mi tocca rubare un'altra macchina per tornare in città, che cazzo. Mi spiace per lei. Se la farà a piedi. No. Ha diritto a una chiamata, può dire tra che può chiamare qualcuno e dire tra 24 mesi. Se tu spari, allora faccio riprendere. Se tu spari e compi un reato, così può avvisare che tra 24 mesi esce da vedere e può venire qualcuno a vedere. Non ti tornano più indietro. Se tu invece compi un reato che comporta solamente un arresto, ma nessuno ritira delle armi, porta d'armi, tu vengono ritirate e poi gliele di nuovo riprendere. Allora mi dia un documento. Cioè, faccio le foto io, vai tu. No, faccio. Ok, si gira verso di me. Mi porto dietro a me che prendo il cartello. No. Ma che cazzo. Se tu non l'hai mai ritirata, dipende, no, è troppo presto. Tu devi venire appena esci, devi tornare subito. Andiamo su andiamo. Che facciamo fare la chiamata. Vabbè, ha diritto a una chiamata. Mi deve dire prima con chi parla, il numero. Ciao da Corinto. Il telefono, voglio. Poi quando, ovviamente, quando devi chiamata, sempre quando non deve, ti arrestano, sedermi, puoi ricevere. Non deve dare sottovoce, deve parlare a pieni polmoni. Devo urlare? No, però si deve sentire, cioè voglio sentire quello che dice. Quindi devo urlare? Vabbè, se vuole urlare. Aspetti che le tolgo le manette. Se scappa, non cavoli suoi, poi è peggio. Chiama qualcuno e dici di prendere tra 24 mesi. Il numero vorrei però prima. E niente. Mi sa che no, è finito fuori città per sbaglio. Che senso? Ci ha avuto un mancamento di testa. Un mancamento. Torna subito. Ma tu come fai a saperlo, scusa? Ho capito. Che non parla più. Vedi? Oh. Automancamento, vedi? E niente. Mi fa spaventare. Grave.
C'è un meccanico che è venuto a sequestrare l'auto? No, non hanno risposto a quanto pare. Ci siamo pensati, abbiamo pensato noi. Quattro. Adesso torna. E sbaglia. Ecco. Dov'è? Appena ricompare. Lo stato in cui sta arrivando. Ecco. Ok. Vabbè. Prendi il telefono, mi dia il numero e poi lo chiami. Qui sono segnati il numero. Vedi chi è anche. Signore. Chi deve chiamare? Niente. Sì. Agente. Sentiamo. La sentiamo. Oh. Ecco, chiamate di nuovo il meccanico ora che c'è la riparazione. Adam 2. Mi amo, grazie della segnalazione. Agente? Sì. Scusatemi, che ogni tanto... Il numero? Aspetta, No, nome e cognome, non numero, vabbè. Sì, sì, ho un po' Drake Beers. Ok. Tutti lo chiamate? Eh sì, è il top. Vabbè, lo chiami, dica che tra 24 è l'unico che veramente ha detto la verità, che si è ripulito. Drake, tra 24 mesi mi vieni a prendere al carcere di massima sicurezza. Grazie, ciao. A posto. Ah, andiamo. Ma che cazzo. Vieni dal telefono, venga, andiamo per di qua. Ok, mi dia pure il telefono. Ok, le rimetto le manette. No, che sennò cammina lento. E camminare lento. Beh. Wilson, aspetta perché devo via la macchina qua. C'è la sorretta la macchina, Jaya. Appunto, vai sul retro, io prendo la mia. Ah, ok. Allora. Ma non Stardust. Ah, sono io ragazzi, porco Giuda. Ah, però, ok. Scusate, intanto c'è un po' di rumore fastidioso col microfono. Prego, saga pure. Dobbiamo andare di qua. Questo coso. Ah. Di qua, dall'altra. Cioè, sì. Quale? Qui? Ah, di qua, sta parte qui. Ah, questa. Salga, collega, ci penso io. Ma questo qua va a 30 all'ora, arriviamo domani. Prego. Tanto tra questa che l'altra non cambia niente. Ne metto la cintura. A posto. Qui Adam 1 e Adam 4 stiamo procedendo con la traduzione in carcere del signor Timothy Popovsky. E niente, tra 5 minuti faremo un check se siamo arrivati. Per caso mi chiedessimo aiuto, siamo per la strada dalla città al carcere.
Popski, quando è che smetterà di correre e vedrà noi? Scappare da noi? Quando è che smetterà di scappare da noi e guidare in questo modo? Non so, vi fate paura. Noi. Sì. Lei gira con amica SMG e noi gli facciamo paura. Appunto, perché la tengo per sicurezza che magari fate qualche magia strana, mi sparate. Mi devo difendere in qualche modo. Bene, slaccio la cintura. Attenzione mentre scende dal veicolo, la testa. Procedi tu con le multe. Sì, venga. Ok, 5 è multa, vero? Sì, con la multa 5% e l'avete già fatta mesi. Ieri, quindi potete fare 24 mesi. Sì. Hai fatto doppia multa ieri. Eh sì. Per un crimine, ma è sbagliato. No, perché una multa, come già abbiamo detto, una multa era per il codice penale, l'altra per il codice della strada. Sì, ma gli è sbagliato. Cioè... Non è sbagliato, giusto. Sì, cioè, se no sarebbe il codice generale, dove c'è il codice della strada e il codice penale messi insieme. Se sono due codici diversi. Vabbè, ma ogni volta che vi svegliate cambiate le regole. Perfetto, venga anche la porta. Arrivederci. 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 Grifo Bad Fossi in servizio. C4. Traduzione in carcere è finita. Abbiamo portato il criminale. Venga a trovare Grave. Come scappa?
No, dai. Non so come si faccia il fischio. Come si chiama il fischio? Ecco, Traffic stop di una maschera viola, targata 067 CL0. Metti giù quel dito, va. Dove che c'è? Meglio. Metti giù quel dito che va meglio, va? No. Vabbè, guarda, ti raccoglie le mele, ciao. Arrivederci. Mi mandate un'unità di supporto, sono in autostrada davanti a Briello Jack, praticamente hanno in bocco il punto. Ti vedo, sono qui davanti a te, ti vedo, sono qui davanti di fianco. Ci sono io, Adam 3. Ricevuto, ti aspetto, questa non ha la patente ed è stato arrestato per un botto di roba. 10-4, sono qua, là sopra sono. Procedi pure, intanto faccio inversione di marcia. Allora, signor Beers. Beers, mi scusi, devo chiedere anche scritto sulla macchina. Sì. Armi con sé. Coltellino, tiro pugni. Ok, venga da questo lato della strada per cortesia. Allora, risulta che lei non abbia una patente valida. Lo so, fermo. Mi è scaduto la patente. Come mai questo fatto? Mi sono dimenticato di farla e siccome giro molto col camion, solo quella. Ho capito, ma gli è scaduta o non l'ha proprio mai fatta? No, mi è scaduta. Ah, credo. Che è scaduta più o meno? Non mi ricordo. Ho capito, lei sa che è un reato non indifferente guidare senza una patente. Vabbè, cioè, ne è consapevole, suppongo, no? E va bene, sarò subito da lei, do un attimo un'occhiata. Lei ha precedenti, ho notato, mi sa dire sì. Anche lei cos'è che ha combinato? Vuole sapere se sono reati gravi, sì. Chiaramente controllerò anch'io, però voglio sapere anche da lei cos'è che ha fatto in passato. Non mi ricordo, troppa roba. Non si ricorda, va bene. E va bene, sarò subito da lei. Cosa c'è per guida senza patente? Dipende quanto questa patente, senza patente sul database, senza patente o senza patente sul non ti ho sentito se rinnovata. Scusami, cazzo, rinnovata o cioè non rinnovata o senza patente proprio. Non rinnova. 1% e basta. Come sta Timothy? È in carcere, trova che uscirà tra un po'. Stavo andando a prenderlo. Senza patente. E vabbè, almeno non doveva rubare un passaggio. Allora, signor Beers, le farò una multa dell'1%, però deve essere consapevole del fatto che non può guidare quest'auto senza patente, quindi
Dovrà chiamare un amico, sì, un familiare, un taxi, va bene? Sì. Ok, venga qua, mi metto un attimo una firma in basso a destra, per cortesia. Ok, qua. Mi firmi qui. Yes. Perfetto. Perfetto. E per quanto riguarda l'auto, la lasci pure qua, provvederemo noi a farla rimuovere. Sono l'unico meccanico. Beh, ma sì, chiamo qualcuno, me la faccio prendere. Sì, sì, chiami qualcuno che possa guidarla, ecco. Sì. Non risponde. Andiamo bene. Spostali perché sennò se qui non passano, magari impazziscono. Ma non passa lo stesso. Deve Kyle. Spegnere i lampeggianti. Mi viene a prendere? Vicino al carcere in sull'autostrada vicino al carcere. Mi vedi, fidati. Vai in direzione Yellow Jack o YouTube, quella lì, ecco. Bella. Arriva. Poi non mi ha visto. Assolutamente no. Che succede, sergente? Niente, deve solamente aspettare una persona che lo venga a prendere. È senza patente. Ah, ok. La situazione è ok? Tutto ok, sì. Sì. Tutto risolto. Ok, se avete bisogno sono in radio. Perfetto. Quindi lei ha detto di essere un meccanico, giusto? Sì. È per questo che ha la patente per i mezzi tipo il carattere di azione. Esatto. Niente. Ma ha intenzione di rinnovarla quella per l'auto oppure? Se apre il concessionario, sì. Dov'è l'altro amico che lo stavano da prendere? Ah, non lo so. Penso in città. Arriverà di sicuro con una macchina molto sgargiante, quindi lo noteremo. Ecco. Chi è il suo amico? È lui, forse? Questo qui? Penso. Sì, no, questa è una pattuglia, mi sa. Non lo vedo. No, non è una pattuglia. No, non è una pattuglia. Ah, no, è lui. Eccolo. Bene. È arrivato. Mi serve un passaggio, devo andare a prendere il camion per spostarla. Sì, lascia stare. Buona giornata, gente. Arrivederci. Va bene, signor Beers, arrivederci. Mi raccomando, non si faccia ribeccare senza patente. Siamo invece le per... Gente, grazie mille. Prego, vada pure le tazze per arrivederci. Niente, ho avuto sfiga. Il sesto peccato.
lampeggiante rotto, poi è noto. Tutto scheggiato. Ciao Mauro, buongiorno. Certo, non c'è un cazzo da fare, fare servizi. Lavoro sempre. Ma prima avevo il impegno Mike, ora manco quello. Ti dicevo? Due macchine sulla posizione di prima, quella dove avete fermato quello del ghetto. G4. Ne è arrivata un'altra, sono lì fermi in mezzo all'autostrada. Vedo, va vicino anch'io. Dico anche agli sceriffi un attimo. Sceriffi? Mamma mia, non è PC del cazzo. Sceriffi, sulla posizione di prima, è arrivata un'altra macchina, sono fermo in mezzo all'autostrada. Ricevuto, posso concludere. Ok, risolto, li ho fatti spostare, sono andati. Ricevuto. Qua Autovelox, ottimo. Averci. Salve. Una volta fa. Buongiorno. Salve. Chi è sta gente? Emily, ciao Emily, come stai? Baker, ciao. Salve. Ciao. 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 Buongiorno. Buongiorno. Allora, che si dice? Niente. Interessante. Ma quindi dei bandi ieri chi è passato? Ma che ha fatto ora? Timothy? Ho sentito che è stato in carcere. Solo uno è passato. È finito. Price Packing. Cosa ha fatto Timothy? Che dirò, lui quando uscirà?
facciamo prima che me lo dici te. Posso dirtelo. Ah, è vero, non puoi dirmi. Bryce Perkins è passato e adesso non siamo decisi, non sappiamo. Eh? Niente, sto parlando. Ma chi è questo Timoto? Non lo conosco io. Come non conosci Timoto? No, non lo conosco. Come è russo, quello della Slav House. Ah, l'agente immobiliare. Sì. Ah, allora sì, mi è venuto a casa. Ah. Ma quale dei tanti? Cioè Timoto. Ci sono tre Poposchi. Timoti. Tre agenti immobiliari. Cioè, Timoti. Timoti. Okay. Sì, sì, che ha vissuto di bianco. Sì, ok. Lui. Allora è lui. Vabbè, quello no, con i pantaloni Adidas che ce li ha su da lei vuole qualcosa da bere, signorina? No, Emily? No, grazie. Grazie ai costi. Io farei pagare il parcheggio. Esci. Che metterei la tariffa sul parcheggio, fossi in te cosa? È già andato da qua. Ha preso la macchina. Guarda. No, non ce l'ho. Ma che cazzo. Se non le mandavo la foto, cioè. Il messaggio. E niente. Ah. Oddio. Oh madonna. Che cazzo. Ah. Oddio. Ah. Oh, ma da contare il fatto che guarda l'autopilot 111. Oddio. Ma che cazzo. Ah. Oddio. C'è un meccanico. Pronto? Pronto? Salve, Avevo bisogno di un mobile meccanico alla mia posizione. Ah, ok, okay, arrivo. Grazie. Buona giornata. Dio mio.
tutte le unità, ho fermato una macchina e mi ha dato delle informazioni. Hanno detto che hanno visto delle persone mascherate sulla montagna frontale allo Yutul. 10-4. Una decina di minuti fa. Chiudo. Vai a controllare, intanto io sto attendendo un meccanico per poter riparare la mia auto. Pattuglia. Ricordo, sto vicino allo Yutul, mi avvicino. Cambio macchina, arrivo anch'io. Quella di fronte o dietro lo Yutul? Frontale. Prendo Falcon, che sono in centrale. E che cazzo, Pierce, ti muovi? Eccolo. Mi puoi riparare la macchina? Che è successo? Guarda un attimo, ho computer quello una notifica sul computer di bordo, sono girata la da chi è arrivata e bam, peccato il guardare da trare. Giornata di bene. Ma basta toccarlo e sta macchina è girata 40 volte, poi ho sbattuto a destra, ho sbattuto, sono volata sopra qui e poi sono scesa sulla strada. Perfetto, grazie mille, quanto ti devo? 3,50. Quanto? 3,50. 3,50. Grazie mille, buona giornata. Novità sulle persone mascherate? Sto andando verso la parte di Roma. Non lo so. Oh, no, mi vita male, oh, eh. Fa un po' a destra, va un po' a sinistra.
Spero di non laggare. Che cazzo è? Mi fermo a far benzina al benzinaio vicino allo YouTube. Signore, scenda da qualsiasi cosa in cui è sopra, perché non la vedo in modo molto... Che cazzo? Che cosa sta guidando, signore? È una macchina che sto guidando. Ma dove? Mando una foto se vuole, cioè... Ma vedi la macchina, tu? No. Andava poi anche... Un bianco, il mio. Poi sì, mi ha superato mentre andavo 200 km all'ora io. No, stavo andando... no. Io andavo a 200 e lei mi ha superata. Cioè, volevo proprio vedere se mi superava, ecco. E sono da posto a 200 e lei, prac, mi ha superata. Signore. Boh, a me sembra che stavo rispettando i limiti, perché il limite è 189, io lo stavo rispettando, quindi... Beh, io andavo 200 apposta perché vedevo lei dietro. Mi sembra strano. Vabbè, parte da cambiare sto veicolo che non si vede. E prima vado a vendere un attimo i panini, poi lo cambio. Che cazzo, vabbè, vada. Mi manco lo vedo sta auto. Ah, fermo! Madonna. Io taglio la strada, direi. Non c'è nessuno, eh. Waves? Quanto sono l'agente Michael Waves? Senti, volevo chiederti una cosa. Tu adesso sei ufficio alle 2, dopo vorresti intraprendere la carriera da detective per caso? Oh cazzo! scusi se sono stato... Come, non le piace detective? Oh cazzo, per 2. E quindi vuoi diventare sergente? Ma se non c'è posto rimango qui, non è un problema. Basta che, rimango ufficiale, ma mi aumentate lo stipendio.
Adesso vedremo. Comunque, no, vabbè, anarchia è una richiesta della ditta detective. Vabbè, niente, amen. No, sto cioè, cazzo. Sono posti. Sono posti di scala indagini, diciamo, però viene pagato anche $10,000, Cazzo me ne frega dei soldi se poi devo morire. Vabbè, niente, ciao. Vederci. Che bel furto. Beh, sa com'è. È rimasto solo? No, adesso arriva. Ok. Che prende questa macchina qui? Fa schifo. A me piace esteticamente. Ma bomba di attivento allora. C'è un admin dentro, c'è un mod, qualcuno di più esperto. Di più esperto. Qui non tutti i team. Support team fresh. Perché ho schedato Waves? Mi scrivo a Badolion. Che cazzo, ma saranno in game o man? E niente. Se ha dato un passaggio attivo ti è stupido. Oddio, perché ho questo. Poschi? Si nasconde. Poschi? Poschi, o scendi da sé o ti tiro giù io? A fa culo. Ma? Arrivederci. Buona camminata. Ma? Vabbè, a dopo. Arrivederci. Grazie Demi. Prego, prego, cammina. Ah, non ci l'ho più perché mi sono fatto male in centrale che mi picchiano. Mamma mia, numero uno. No, ma gliel'ha dato sul serio. Vai, vai, su, su. Vado, vado. Chiamo la polizia. Eccomi. Chiamo la polizia. Corri e veloce. No, devo andare. Corri. In Belie. Mi chiama. No. Che sbagliatissimo, vero? Aiuto. Schi? No. Ma? Mai. Fermati. Vaffanculo. Corri, corri, corri. Lo stavo andando a fanculo, corri, 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 corri che è meglio, corri.
Vai via. Corri che è meglio. Vai via. Arrestate l'oltraggio pubblico ufficiale. No, ma che... Non è vero. Era il mignolo. Corri. Guarda, è il mignolo. Corri. Qui posso correre. Corri che è meglio. Corri, corri che è meglio. Aiuto. Mi autorizza? No. Che palle. Cosa? No, niente. Vabbè, se va bene. Via. Foschi. Via, via, va. Sì, magari arriva. Mia questa, cioè. Ma... Ragazzi, mi sto annoiando, ragazzi, mi sto annoiando. Sto annoiandissimo. Mi sto strannoiando. Cazzo è andato. Oh, scusi. Ma cazzo è andato. Porca troia. Mi dispiace, so che voleva formare me. Vado? Va, la sparisca. Ma non ho capito. Facciamo così, usciamo sta bella macchinina. La gente la smette di correre, magari.
seguendo tipo Boschi a bordo di Maserati levante blu, zona vecchio ospedale. Ancora? Sì, ancora. Ci sono qua di fronte. Non ho capito il seguimento. Di nuovo, sì, di solito la persona. Dove sei? Dove sei? Siamo vicino al benzinaio, quello a sinistra del discount. Stiamo andando verso il discount, giro per capo. Ah, da pure in arrivo. Altezza ora posizione. Siamo al discount. Vedo. Potete ripetere il veicolo? Discount Maserati blu. Maserati levati. Che cazzo, dai, ci prende per il culo. Ci prende per il culo, dai. Ma... tanto è inutile, dai. Per discount parlate. Sì, sì. Ti accettate, no. Discount. Scendi da quel cazzo di veicolo per ancora, la seconda volta. Per la seconda volta. Mettetegli le manette. Niente. La dichiaro in stato di arresto per mancato alto. Al diritto di rimanere in silenzio. Ogni cosa che dirà verrà utilizzata contro in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non ne ha uno, gliene daremo noi uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Sì. Perfetto. Uviamoci in centrale. Sequestrate pure questa macchina. Sì. Collega. Che è successo? Vedessi con che cattiveria gli sono andati addosso i cadetti. Mamma mia, non l'ho rotto. Mamma. E l'impala vince di nuovo. L'impala vince. L'hanno veramente rotto quello. Oh, ma come funziona? Gli ho tirato una sveglia, cazzo, con l'impala. Quando una persona per 3 giorni di fila. No, giusto. Ma rompere i coglioni. Dopo è appena uscito dal carcere comunque. Ma non mi ha detto che hanno fatto male. Ha detto che questo è morto. Speriamo. No, speriamo che sia bene. Cioè, nel senso, speriamo che impari questa volta. Che impari la lezione, chiaro. Cazzo, cioè, alla prossima, davvero. Ho già parlato col governo, alla prossima ci ritorno perché ha rotto anche un po' il cazzo. Sì. Beh, stavo bevendo un caffè e niente, non si può neanche bere un caffè in più. Niente, pure io. Mi stavo cambiando. Ma, sceriffo, mi sa che lei beve troppi caffè comunque. Sì, devo restare sveglio, se no mi addormento. Dormi un po' di più. Cosa succede? Permesso, sergente. Grazie. E là. Parla un po' di aderenza, sa che. Qualcuno che rimanga qua al discount con me, gentilmente. Negativo. Che non vorrei mi faccia una arretrata, mo. Chiamalo. Che arretrata, che arretata. Vieni tu qua, che tanto ormai sono già in 3 loro. Comunque, 24 mesi e 5%. Mancato alto, di nuovo. Ormai si diverte a scappare. E io mi diverto a pittarlo. L'ho fatto volare stavolta. Sì, porca miseria, ha proprio rotto la macchina, gli hai. E l'impala non si è fatto un cazzo, Ma l'impala non si fa si mai niente. Radio 10 minuti per 5, per favore. Ceuto. L'impala vince sempre. Thank you.
continuare a sparare stronzate. Sì, veramente un bel pit ha fatto. Bam! L'ha presa in pieno, porca troia. Costi. Spenga il motore. Sì. Qui Wilson ha aperto un traffic stop, gara centrale di una moto. Salve. Salve. Andava a 95 km/h. Posso per favore avere il suo documento? Certo. Lei. Giacomo Spinosi? Esatto. Patente A, valida. Facciamo un controllo su di lei e arrivo subito. Certo. Ok, lei è pulito, non ha nessun precedente. Sì. Per stavolta la lascia andare, ma è come andata la PPA. Grazie, gentile. Ho questi documenti. Molto gentile. Buona giornata, salve, salve. Lei, arrivederci, buon lavoro. Grazie. Sì, sì, ogni tanto, cioè, no che no. Macchinette, quelle le mangio volentieri, quelle sì. Quelle sì, ma quelle che ti tira fuori da chissà dove... quelle non... io fuori... Oh, salve, salve. Wilson? Ciao, sta bene? Sì, sì. Tutto ok, sto aspettando che cambi l'economia. Ah, chi sta lavorando in questo momento? Ah, ci hai pensato alla mia proposta? Sì, mi sto prendendo un altro po' di tempo da civile, sinceramente. Guarda che... Wilson, non mi dica che le hai chiesto di entrare in polizia. Sì. Cazzo. Una volta che sei negli sceriffi, come puoi anche solamente pensare di andare... ma se sei in questa situazione qui, non penso sia meglio, diciamo, abbandonare. Vabbè, è una tua decisione. Credo. Guida quello. Sì, guarda quel matto. Vabbè, è una tua decisione, però sappi che è ancora pochi giorni, perché poi tra poco forse si riempie di partimento. Cos'è che fa? Tra poco forse si riempie di partimento. Ah, addirittura. Sì. Dove l'hai preso il caffè? Dove l'ho preso? Mi sono fermato, l'avevo preso la macchinetta in centrale, poi me l'avevo messo qui nel portaplastico, che ho preso nuovo perché mi si era smerdato. L'ho preso nuovo e niente, funziona da Dio. Andiamo, economia, andiamo. Cos'è che vuoi vendere? Carne? Esatto. Sta a $7, praticamente un furto. Quando è che cambia l'economia? Tra poco dovrebbe cambiare, secondo i miei calcoli. Ma è interessante stare qua perché vedi tutto il garage centrale, la gente che si sposta. Sì, mi metto spesso. È redditizia la vita da macellaio. Sì, prendi a $30 al pet. Quindi più dello sceriffo è redditizia. Sì. Sicuramente. Sicuramente, guarda. Sono poche certezze nella vita. La prima è la morte.
E la seconda è che non si guadagna un cazzo. Niente, cosa che probabilmente continuano ad essere sceriffa, avrei visto tra 3 settimane. Hai problemi alla voce. Benagol. Benagol. Beh, credo che non ci sia bisogno che vi dia un input e che quelli siano tutti messicani. Ehi, hai problemi alla voce? Prenditi una bena col Cassandra. Sentite? Sì. Sì, sì. Messicani, fai là. Sì, ci sono tutti dal primo all'ultimo. Ieri hanno visto una quella macchina lì, quella Jeep arancione lì, con dentro 4 persone, tutte 4 mascherate. Non mi ricordo. Chi sarebbe vanno? Brutta gente, brutta. Brutta gente, sì. Gente a cui direi di non uscire a con me la figlia. Non cioè, arriva. È il contrario, però non ho una figlia, quindi cazzi suoi. Fortunatamente. Come non arriva? Cazzo, mi sono risposto, non è... Qui Adam 2 abbiamo avuto un piccolo problema con chi si era pronto in polizia sceriffi. Ecco come dire, l'abbiamo mangiato. Come mette? Per sbaglio. Oddio. Ho chiamato un medico. No, questo non è sconvolto. Non l'hanno mangiato per sbaglio. Mamma. Vabbè. Niente. L'hai sentito via radio tu? Per sbaglio mi è caduto il manganello in testa al sospettato. Sono cose che succedono. Ecco. C'è un po' di vento, finito il magazzino. Tutto proprio cose che succedono queste cose. Spero che sia finita veramente così. Sì, sì. Guarda caso. È successo. Io chiamatemi un medico. Mi dissocio, non ne sono già chiamato, sto arrivando. Ragazzi, vabbè. Il veicolo qua non me lo faccio prestare, ritorno più tardi, magari vedo se... Va bene, meccanico. 10-4. Ancora non è cambiato. Niente. Igual continuare a guardare. Forse alle 00 forse cambia. Forse alle 00 cambia, sai? Non lo so. Vorrei prendermi anch'io uno zainetto. Beh. Così, per outfit, capito? Come aggiunto l'outfit. Sarebbe bene. Beh, se vai in negozio di vestiti ne trovi uno. Sì, solo che costeranno un fracco di soldi. No, no, questi qui della... Oh, non so. Che c'è scritto? Grazie per il follow. 1926 Antonio. Che cazzo è? No, no, non lo so, non c'è. Ho detto solamente yes alla fine, ma. Esatto. Tutto sgangherato, mi sa che è un po' cinese. Vabbè. Vado a prendere il collega soprano in centrale e poi sarò. Perfetto. Incredibile, lo so. Io piango sulla borsa. Vabbè, Cassandra, buona fortuna. Allora, pensaci, mi raccomando. Però non troppo. Si sa. Quando ci pensi troppo, è troppo tardi. Già. Ciao. Ciao, Wilson. Dov'è che siete? In centrale. Giù, sala foto. Tanto crepi una manganellata in più, una manganellata in meno, non cambia cazzo.
Passa un disgraziato che corre come un matto. Non c'è nessuno che passa. Non c'è Shanti. Voilà. Adam 2? Mi ricevete? Riceviamo. Riuscite a fare qualche giro dei campi di punti in città? Siamo a portare al carcere Timothy. Dici 4, appena magari dopo Adam 4, anche voi magari se volete, io non posso. Io dopo per andare fuori città. Vabbè, niente allora. C'è l'isola in città.
Madonna! Che cazzo? Ma tutti si fermano in mezzo ai coglioni, si NPC. La porca troia. Oddio mio, è il secondo incidente di oggi. Dio mio. Che cazzo, vaffanculo, eh. Vaffanculo. Dai, rispondi, meccanico. Qualcuno mi dà un passaggio. Soprano. Non posso. Come non puoi? Sono impegnato a scrivere una cosa. Sei rimasto a piedi? Fanculo. Fanculo. Aspetta, la PC, vabbè. Fanculo, macchina di merda. Chi è andato dal meccanico? Quindi risponde il meccanico. Sceriffi? Riuscite a darmi un passaggio? No, dove si trova? Sono dalla piazza centrale e corre verso il Burger Shop dove mi trova davanti al museo. Grazie. Cazzo era? Dov'è che sei? Davanti al museo. Ricordate il museo? Top, oh.
Che cieco che guida. Che cieco che guida. E abbassi la capoccia, che qua si sta stretti. Cazzo, è vero. Sì, abbassala però. Ma è sua questa? Sì. Beh, lasciamo come ricordo al museo. Sì, esatto. Ma lei via così piano? Ma scusi, ma si faccia cazzo. Limiti. Limiti. Bisogna andare piano, chi va solo va piano, va lontano. Ecco perché le ha tagliato questa età. Ricordati, sergente, che i nostri sceriffi, nessuno è mai morto per incidente, tutti per suicidio, però nessuno per incidente. Cazzo ridi. Ah, Dio mio, che battute. Scusa, scusa. Scusa Foster, ho fatto una battuta che c'è, si è messa a ridere. A me non mi sembrava una battuta. Cioè, non doveva far ridere. A me fa ridere. A me fa ridere. Fa anche riflettere. Va bene, insomma, un piacere, arrivederci. E te la coppia strana voi due. Sì, sì, sì. Well, yes, but actually no. Vai, ciao. Andiamo a scuola. Che cazzo? Ma ragazzi, mi sto annoiando come non so che cosa. E se non mi annoio io, si annoia pure la live, quindi... Io mi sa che qui ora. Quitto e ci vediamo stasera col funerale di Marie e chissà che cos'altro. Ok. Bom ragazzi, vi saluto. Ringrazio se sei qua. Va bene, passa in privata. In privata io non ci posso entrare in quella perché quella di santo. Dite fammi dare il pass 9. Quindi scriviglielo. Diglielo. Quindi ci vediamo domani o dopo, cioè dopo. Vi saluto tutti, vi ringrazio. E adesso. Adesso vediamo un po'. Niente, vabbè. Se volete continuare a vedere GTA, penso che oggi provo a fare una cosa. Vi osto da Leopard. Tutto ciò io vado. Ci provo. Vediamo cosa dice. Quindi, vi osto da Leopard. Io mi ribadisco per questo, perché molti ragazzi fanno dei PG molto, diciamo. Specialmente in vi lascio qui e ci vediamo domani. La maggior parte delle volte ciao. Sono personaggi un po'.